Buongiorno a tutti, io devo dire che sono a parte contenta di essere qui a rappresentare il sindaco e l'amministrazione tutta, ma lo sono ancora un po' perché è la primissima volta che entro dentro le officine di Rimini, quindi sono anche per questo insomma emozionata, nonostante io sia riminese non ero mai entrata dentro le officine, quindi credo che sia già un già questo un fatto. E, vabbè, del 25 aprile credo che sia già stato detto molto e senza retorica credo che sia necessario ripetere insomma, l'importanza di questa data al di là della storicità che è, insomma, lei è propria. Credo che il significato più profondo del 25 aprile sia proprio quel senso di testimonianza che in qualche modo ha citato anche adesso chi mi ha preceduto, il signor Gobbi. Deve essere di esempio a tutti quelli che oggi vivono questa crisi e la crisi purtroppo insomma, investe effettivamente tutti. Quindi è ben nota la tragicità che la guerra è stata per Rimini che è stata insignita della medaglia d'onore civile dopo la seconda guerra mondiale. Io credo che da quelle macerie, come è stato fatto appunto anche per le officine, bisogna ripartire, quindi credo che insomma, meglio che guardare ai nostri nonni, ai nostri genitori che con grande spirito di sacrificio hanno saputo ricostruire l'Italia nel dopoguerra, ecco, credo che questo sia l'esempio che il 25 aprile porta con sé, quindi ripartire dalle macerie di una crisi che non è sicuramente come quella è diversa. Da quella che è stata dopo la seconda guerra mondiale, comunque di crisi forte si parla. Quindi invito veramente, come appunto è già stato detto, ad assumersi ognuno nel proprio ambito, quindi anch'io in questo senso come amministratrice, anzi forse ben più come amministratori, ad assumerci le nostre responsabilità e a rimboccarci le maniche insomma, e a ricostruire da noi. Con questo auguro buon 25 aprile a tutti e vi aspetto domani alle celebrazioni che il Comune di Rimini, come ogni anno, fa a partire dalle 10 dal monumento dei caduti. Grazie. Però come mi insegnate, durante la seconda guerra mondiale l'Italia si ritrovò divisa in due. Al nord c'era Benito Mussolini, i fascisti che avevano costituito la Repubblica Sociale Italiana, vicino ai tedeschi e al nazismo di Hitler, mentre al sud si formò in opposizione il governo Badoglio, in collaborazione con gli alleati americani e inglesi. Per combattere il dominio nazifascista si organizzò la resistenza formata da partigiani. Chi erano questi partigiani? Erano uomini, donne, giovani, anziani, preti, militari, persone di diversi ceti sociali, diverse idee politiche e religiose, ma che avevano in comune la volontà di lottare personalmente, ognuno con i propri mezzi, per ottenere in patria la democrazia e il rispetto della libertà individuale e l'uguaglianza. In sostanza, l'Italia è stata liberata da persone che hanno messo al centro del proprio mondo, del proprio interesse, il paese, in tutte le sue sfaccettature. Hanno agito senza personalismi ma nell'interesse collettivo. Hanno compreso che solo giocando in prima persona, in maniera forte, chiara, trasparente ed assumendosi grandi rischi è possibile ottenere grandi risultati. Un po' quello che oggi manca nel nostro sistema paese. Nel nostro piccolo però mi sento in dovere di chiedervi, proprio come partigiani e quindi nella nostra officina, di mettere sempre al centro del nostro mondo lavorativo il bene delle realtà che ci aiuta a portare le nostre famiglie avanti, quindi la nostra OMC. Vi chiedo sempre di lavorare con il senso della collettività che normalmente ha condiviso questa terra e condivide voi. Grazie.
Grazie ingegnere, diamo la parola a Lino Probbi in quanto rappresentante della provincia. Ecco, immaginiamo queste persone che hanno difeso il lavoro e non è che le fabbriche li hanno date a loro, i proprietari delle fabbriche le hanno riprese appena era passato la guerra. Cosa ha voluto dire in quel momento? Che il lavoro è il patrimonio più importante, indipendentemente di chi è la proprietà formale, diciamo così, presenti, essere utili ed essere convinti di partecipare al sistema paese per quello che è la propria parte del lavoro. Ecco, io mi sento solo di dire questo, facciamo la nostra parte, non è una parte sicuramente importante come hanno fatto quei 54 milioni di persone, però è un piccolo mattone che serve a noi e al paese per andare avanti, per cui io solo devo dire questo, grazie.